Ciao e benvenuti a GRTV. Aspetta un attimo, mi sono impappinata. Era Bau Bau, gli sto dicendo Bau Bau per... Siamo con Gigi, che tutti conosciamo, comico della famosa compagnia del Paganino. Ciao. Ciao a tutti, anzi Bau a tutti. Se mi fai dire ciao, come dire Bau per usare un linguaggio, un codice comune a tutti. Anche te, grande appassionato dei nostri amici a quattro zampe, Jack Russell. Sì, perché nella prossima vita vorrei diventare uno dei miei tre Jack Russell, sinceramente, per migliorare la condizione di vita, ovviamente. Sono una meravigliosa filosofia di vita, devo dire, Jack. Infatti ci sono i cani, ci sono i Jack Russell. E coloro che ne posseggono qualcuno, insomma, sanno di cosa stiamo parlando. E quindi è una straordinaria convivenza, voglio dire, insomma. E ci vuoi raccontare come è nata appunto questa passione, come... cosa ti piace appunto come fare? Ma Jack Russell è nato casualmente perché con mia moglie ci trovavamo in un centro commerciale, a un certo punto vedemmo questa creatura meravigliosa, non sapevamo neanche che razza fosse, dico la verità. Ci innamorammo di questo musetto, entrai a comprare il cane e dopo, mentre ero fuori, rientrai a chiedere, chiedo scusa, che marca è, no, che razza è? Ho detto, guarda, il Jack Russell, ah, si chiama Jack Russell, è lungo, no, no, guardi la razza, è quello del film The Mask, ah, ho capito. Da allora sono andato a documentarmi, sono diventato un Jack Russellologo, e quindi, diciamo, mi sono informato. Poi abbiamo fatto accoppiare il nostro cucciolo, sono nati altri due, quindi a casa ho una tre cani, scegliete voi, quindi diventa, diciamo, spessore culturale la cosa, oppure un triste di Jack, si potrebbe giocare a poker, fate voi. E appunto, cosa ti piace, cosa fa appunto con i tuoi Jack Russell? Allora, chi vive con un Jack Russell, in questo caso io convivo con tre Jack Russell, ha la percezione di vivere con un cartone animato eterno, praticamente. Quindi siamo sempre, come dire, sommersi di questa ondata, questo tsunami di energia, di allegria, anche quando fanno le monellerie. Rientra tutto nel gioco delle parti, sono delle creature straordinarie, non è il caso che vengano usate al cinema e in TV perché sono parte molto recettive, ma sono veramente molto simpatici, quindi non è un caso che molte aziende all'interno degli spot appunto utilizzano questa razza straordinaria. Prima di salutarci, ci sappiamo che stai per uscire con il tuo nuovo lavoro, ce ne vuoi parlare? Sì, è un lavoro, uno spettacolo teatrale, si intitola Dietro la Porta, il 13 e il 14 di aprile al Teatro Marconi di Roma. È uno spettacolo molto bello, la storia di due barboni, due invisibili, quindi è un tema molto particolare che appunto sono in un al di là, di una qualsiasi confessione religiosa, in attesa di entrare in una porta e attraversare questa porta, e quindi nasce una serie di dialoghi su quello che è la nostra vita, una commedia che fa ridere, riflettere, e comunque è molto molto importante perché arriva questo messaggio sugli invisibili. Tra l'altro è stato un caso che mentre stavo provando questa commedia, un brevissimo cantautore, si chiama Salvatore Golia, che ha scritto una canzone che si intitola Clochard, ha fatto un video che è su YouTube dove io faccio appunto questo clochard. Mi sono proprio vestito da barbone in diversi angoli di Roma, ho provato quello che vuol dire essere invisibili, ma come c'era la mia cagnetta Margot, la mia Jack Russell, perché praticamente è la storia di questo tizio che è stato licenziato per il lavoro, ma è rimasto con questa Jack Russell, e quindi lo potete trovare su YouTube. Quindi vive Jack Russell, ragazzi, io già scodinzolo, cosa dire, bau bau a tutti, grazie. E ciao, terra di Roma.